Si chiama Nazareno Carusi ed è il nuovo presidente del Conservatorio Casella dell'Aquila. Per Carusi è un ritorno in Abruzzo, essendo lui originario di Celano. L'ultimo incarico ricoperto è stato quello di direttore artistico del concorso Paganini di Genova, così ai nostri microfoni questa mattina durante la presentazione a Palazzo Fibioni. Beh, è un sentimento che non so descrivere, perché l'ultima volta che entrai in conservatorio all'Aquila avevo 15 anni ed era per fare gli esami di storia della musica e di armonia con due miti della storia della musica, Alberto Pironti, e dell'armonia, Don Donato Martorella. Quindi io arrivo da musicista fra musicisti. Non prometto niente, prometto però di studiare i dossier e prometto che l'unico faro sarà il merito delle cose e soprattutto delle persone. Certamente conoscere l'Abruzzo, i meccanismi che lo regolano, l'aiuterà magari a trovare una chiave di lettura, ci passi il termine, particolare, sicuramente più vicino ai territori. Io credo che la chiave di lettura dell'Abruzzo sia una soltanto: l'Abruzzo è forte e gentile, la forza e la gentilezza, tutto qua.